sintomi precoci sono molto importanti, perché la possibilità terapeutica, e io direi terapeutica anche se poi forse una ricarda sia qualcosa di diverso, la possibilità di curare questo disturbo e di guarire, tra virgolette, questo disturbo è maggiore più la diagnosi è precoce. E allora i sintomi precoci, che sono quelli un po' subdoli, un po' nascosti, no? Che nelle scuole si possono osservare, ma qui non viene data spesso importanza, possono essere di questo tipo. Possono comparire già nei primi mesi di vita, oppure dopo un anno o due di crescita apparentemente normale. Quindi inizialmente continua a fare assolutamente normale, non c'è nessun tipo di alterazione, e poi poco per volta cominciano a comparire le disturbi. Nei primi mesi di vita si può osservare un bambino difficile da calmare, che sorride poco, che non risponde alle sollecitazioni dei familiari, poco curioso ed esplorativo, con sguardo perso nel vuoto. Spesso non si dà tanta importanza a questi sintomi, dall'altra parte anche non ci deve essere un eccessivo allarmismo, perché altrimenti poi si rischia di far diventare tutti i bambini malati e allora questo non va bene. In altri casi, dopo uno sviluppo normale dei primi 2 o 3 anni, si osserva un cambiamento netto, diventando solitario, gli dà lo sguardo a altri contatti con le persone, non risponde più se chiamato con espressione triste e indifferente. Ci possono poi essere anche comportamenti come saltelli o sfarfallamenti degli arti superiori, abbastanza tipici di questa malattia. A volte il bambino è irrequieto e manifesta aggressività. In tanti bambini possono avere queste manifestazioni, quindi quella difficoltà è di, da una parte, riconoscerli, dall'altra non patologizzare, diagnosticare immediatamente un disturbo di questo tipo. Molto brevemente, il disturbo autistico è caratterizzato da una grave incapacità di entrare in relazioni con gli altri, che può avere alla sua base un'alterazione neurobiologica, anche se in numerosi casi la causa rimane sconosciuta. Quindi ancora un po' sono misteriose le cause di questo disturbo, in alcuni casi sono molto evidenti, ma ci sono delle alterazioni decisamente gravi a livello cerebrale. Fondamentalmente ci possono essere 4 tipi di disturbi fondamentali. Gravi alterazioni nei rapporti e nella reciprocità sociale, grave compromissione della comunicazione verbale e non verbale, alterazione del comportamento con atteggiamenti aggressivi, comportamenti e attività stereotipate, e un diverso grado di ritardo mentale. Direi che spesso il ritardo mentale è conseguenza dell'incapacità di avere delle relazioni con il mondo, è come se non riuscisse ad avere delle informazioni, quindi non riuscisse a sviluppare una capacità psichica normale. Questa è una slide tratta dal buonissimo DSM-5, dove al contrario del precedente si considerano i disturbi dello spettro autistico. Quindi sono scomparse delle diagnosi storiche, come per esempio il disturbo di Asperger, che non esiste più nel DSM-5, è incluso in questa dimensione, questo spettro, che viene distinto a seconda del livello di gravità. Quindi vedete che ci sono dei livelli, questo è più grave, richiede un notevole supporto sostanziale e qui mano a mano richiede un supporto ma non sostanziale. Quindi c'è qui, possiamo analizzare nel dettaglio, potete poi analizzare poi nel dettaglio, però il concetto è che c'è una dimensione autistica all'interno della quale ci sono tutte le vecchie diagnosi di un tempo e che vengono un po' abolite, anche il disturbo disintegrativo della personalità, che era quello che veniva inserito nel disturbo autistico. La ricerca sta cercando di capire ma che cosa succede nel bambino autistico, che qual è l'anomalia del bambino autistico che lo caratterizza a livello biologico, perché per comprendere che cosa accade a livello biologico ci consentirebbe un efficace tipo di terapia. La ricerca però è ancora decisamente in alto mare. Vedete qua, queste sono delle notizie tratte da riviste specialistiche del settore. Quindi il numero dei bambini potrebbe essere molto più alto di quello previsto. Alcuni bambini autistici hanno più cellule nella corteccia prefrontale.
bambini possono avere una più alta rispetto al normale connettività tra certe aree cerebrali. Sono tutte ipotesi di ricerca, qui ancora siamo un po' nella nebbia. Ci possono essere differenze nella conformazione della materia bianca all'interno del cervello. Oppure alcuni studi hanno indagato come mai un bambino autistico non resista alla voce dell'adulto. Quindi è solo così un flash sulla complessità di questa patologia, anche sulla misteriosità. Qui vedete le terapie sono terapie che alla fine quindi non vanno veramente a curare, ma vanno a supportare, a cercare di capire qual è la via migliore per riuscire a interagire col bambino e cercare di consentirgli una vita che sia sufficientemente normale. Qui ce n'è tutta una serie, due parole diremo poi sul modello superability di uso moderato, quindi un modello italiano, in contrapposizione a tutti questi altri metodi che sono tutti stranieri, non ve li leggo, ma ce n'è ogni tanto salta fuori qualcuno nuovo e tira fuori un metodo nuovo, no? Ogni tanto lo vedete anche su internet, la terapia miracolosa dell'autismo. Non esiste una terapia miracolosa dell'autismo fino ad oggi, quindi questo è il problema di tanti genitori che si illudono e vengono in fondo ingannati, no? Ho sentito storie di genitori che sono andati di qua e di là spendendo un sacco di soldi non risolvendo niente, perché oggi non c'è una cura effettiva, perché non si conoscono le cause. E quindi quello che possiamo fare è quello di riuscire a supportare, a sostenere, a consentire a questi bambini di avere una vita quasi normale. Quindi non esiste un intervento che va bene per tutti i bambini autistici. Quindi intervento, non terapia. Intervento vuol dire quell'intervento di supporto, quindi ogni bambino deve avere un suo tipo di intervento personalizzato. Non esiste un intervento che va bene per tutte le età, così come non esiste un intervento che può rispondere a tutte le molteplici esigenze direttamente indirettamente legate all'autismo. Come vi accennavo prima, tanto per dare una nota filosofica questo mio intervento, c'è una stretta relazione tra quello che è l'intersoggettività, il problema, l'aspetto dell'intersoggettività e l'autismo. Infatti, secondo quella che è la teoria dell'intersoggettività, la nostra vita psichica non può strutturarsi in modo adeguato se fuori da un contesto intersoggettivo. Noi cresciamo, ci sviluppiamo, diventiamo quello che siamo solo se inseriti all'interno dell'intersoggettività e che poi l'essere del mondo evidenzia la necessità dell'esserci, di essere in un mondo. Senza un mondo non vi può essere né può essere concepito un esserci. Questo mondo è fatto di cose, ma soprattutto di persone. L'essere con è quindi una caratteristica costituzionale della nostra esistenza che si struttura nell'interazione con l'altro. Il bambino autistico potremmo dire che ha una sorta di patologia dell'intersoggettività. Nell'autismo dell'adulto si verifica una situazione ancora diversa, no? Perché è compromesso sia il rapporto con l'altro ma anche il rapporto con le cose. E quindi è come se ci fosse un'ipertrofia dell'individuo che invade tutto il mondo esterno. Questo però nell'autismo dell'adulto è diverso strutturalmente e sintomatologicamente da quello del bambino. Quindi uno dei fattori fondamentali dell'esistenza è il rapporto costante dell'uomo con gli altri esseri viventi e quindi l'intersoggettività. Nell'autismo vi è una disfunzione dell'intersoggettività, potremmo dire un blocco dell'intersoggettività, c'è un io senza l'altro. Il bambino autistico è come solo, isolato, non riesce ad avere un contatto con l'esterno o fa molta fatica ad avere un contatto con l'esterno e ce l'ha a volte secondo certe sue personali regole. E quindi il soggetto è lasciato isolato nel suo mondo interno. Questo ci spiega pienamente perché poi un bambino autistico diventi insufficiente mentale, perché non ha la possibilità di apprendere in maniera adeguata come abbiamo avuto tutti noi. Senza la possibilità di interagire con l'altro, la vita psichica si sviluppa in modo anomalo,
con un'ipertrofia compensatore del rapporto con se stessi e potremmo dire nel bambino autistico con le cose. Infatti i bambini autistici sono molto concentrati e appassionati alle cose più che alle persone, e quindi quello può essere un canale di comunicazione più forte. Su questa base abbiamo iniziato da qualche tempo con Maria Carla un progetto finito. Un progetto che si occupa più che della cura difficilissima, se non impossibile, del bambino autistico, del sostegno del bambino e delle famiglie con un bambino affetto da questo disturbo. E quindi, se